Charles Darwin, l'origine delle specie, selezione naturale e lotta per l'esistenza, nell'edizione Bollati Boringhieri del 2008, il testo come noto è del 1859. Il successo di Darwin è quello del suo lavoro di naturalista, o è avvenuto e avviene per falso nesso, e anche per più di uno, il falso nesso politico e il falso nesso teologico. La valutazione di Darwin è più teologico-politica che teorica nel suo stesso ambito di indagine, quello delle specie. Darwin decide di non dare una definizione di specie, lo scrive, e nella sua origine delle specie mette in discussione la distinzione tra specie e varietà di una stessa specie. Chi proseguisse a lavorare sul bordo tra questi due termini potrebbe anche giungere a un'altra teoria, non più genealogica. È quel che per esempio accade oggi a proposito del termine genere, che in ambito anglo-americano ha prodotto una nuova disciplina universitaria per l'appunto gli studi di genere. In effetti, nell'albero classificatorio abbiamo i generi, le specie, le varietà, le famiglie, i gruppi. Non solo Darwin non analizza il termine specie, no? Mettendolo in gioco pragmaticamente, no? Nel suo lavoro, ma non analizza il suo stesso linguaggio, in particolare selezione sessuale, lotta per l'esistenza, origine, abitudine, istinto, creatore, classe, ordine, ereditarietà, natura. Curioso, assenti i termini cultura, elezione. Questa non elaborazione linguistica è quello che anche oggi permette a ogni evoluzionista di mantenere l'ipotesi gerarchica e quindi razzista e sessista della società, tale quale quella dei presunti o non presunti creazionisti. Un antropologo evoluzionista come Richard Wrangham sostiene la divisione sessuale del lavoro come qualsiasi creazionista, con altre motivazioni. Evoluzionisti e creazionisti oggi non sfiorano, altro che non mettono in discussione, il principio di autorità, e basta loro il conseguimento dell'autorevolezza universitaria e o mediatica, no? Quale unzione divina. In Italia nel pseudo dibattito politico è attribuita solo a uno su tutti gli altri, quando è lo stesso olio che bagna tutta la politica. E ci sono quindi università evoluzioniste. Dove vai? Mi sono iscritto in una università evoluzionista, non è come quell'altra che è creazionista. E ci sono università creazioniste, e entrambe mantengono lo status quo e i suoi simboli, il loro aspetto liturgico e cerimoniale di educazione all'idiozia, ateista e teista, no? Evoluzionista e creazionista, se vogliamo, è il modo della riproduzione dell'identico. Sia gli evoluzionisti che i creazionisti riproducono l'identico. Darwin si accorge non da solo e non per primo che le piante e gli animali non sono immutabili e variano nel corso dei secoli
dei millenni e dei milioni di anni, e quindi introduce un'altra teoria rispetto a quella creazionista tratta dalla Bibbia. Noi non difendiamo nessuna delle due. Nel caso di Darwin, il riferimento a Copernico è rituale. Sono note le vicende di Galileo e di Bruno, episodi di inquisizione che hanno fatto vacillare i polsi anche a Cartesio, che ritardò la pubblicazione dei suoi scritti per paura. Darwin non c'entra lo scontro con la Chiesa, e comunque la Chiesa anglicana non è la Chiesa romana, non cerca lo scontro neanche con la teologia cristiana, anzi dice: non vedo nessuna ragione per pensare che le opinioni esposte in questo volume debbano turbare la fede religiosa di chi che sia, e può stare tranquillo, nonostante la teatralizzazione dello pseudo dibattito tra evoluzionisti e creazionisti, che la fede religiosa non l'ha turbata Darwin. In effetti il suo sistema naturale è una distinzione genealogica, la chiama così lui stesso a pagina 542 di questa versione a stampa, che mantiene quindi l'impianto teologico-politico disponibile al supermarket ideologico anche per altre religioni e antireligioni, teismi e ateismi, compresi, uniti e danzanti insieme nello spazio della bestia di cui parla Giordano Bruno. Per Darwin la tipografia divina ha lavorato poco e agli albori della vita, poi Dio si è chiuso in un inviolato Shabbat. Darwin ritiene che gli animali derivino da 4 o 5 progenitori al massimo, citazione di pagina 547, e così il matematico Kronecker ritiene che Dio ha inventato i numeri naturali e l'uomo tutto il resto della matematica. Darwin arriva sino a formulare l'ipotesi, che lui stesso dice che non sostiene, che tutti gli animali e le piante derivino da un solo prototipo, sempre a pagina 547. Ed è la ragione per cui, dopo tutto questo animalismo e dopo la riduzione della coscienza umana e l'acquisizione della coscienza da parte degli animali nel movimento animalista, adesso ci sarà un movimento botanico, no? Viene chiamato in un altro modo, e di attribuzione della coscienza alle piante, e circolano già i primi scritti, l'avevamo anticipato, ma non scritta questa anticipazione. Dio avrebbe creato un solo monotipo, e la natura, e anche gli umani in quanto parte della natura, avrebbero fatto il resto. La necessità delle teologie politiche, sino al livello più basso dell'educazione e dell'indottrinamento ideologico, fagocitano il lavoro scientifico e così anche quello di Darwin, no? Ridotto a strumento nella battaglia tra i partiti. È una gentilezza. È una battaglia tra bande quella che c'è nei vari stati del pianeta, senza distinzione di religione, di sangue, di suolo, di razza, eccetera. Il linguaggio di Darwin è quello della non ingenua teologia politica, che è la sua, giunta allo stadio di mentalità di gruppo e poi personale, dopo essere stata una, ed essere ancora, una ideologia dominante,
lotta per l'esistenza, selezione naturale, distruzione dell'altro, creazione, evoluzione. I termini valgono per la sua ricerca di naturalista sull'origine delle specie, che è la premessa maggiore. L'uomo appartiene a una specie, premessa minore. Quindi l'uomo è definito dai termini utilizzati per gli animali e per le piante, conclusione logica. Questo avviene in ogni campo del sapere e non solo nelle teorie evoluzioniste. L'applicazione del verbo essere e del verbo avere all'uomo comporta l'algebra e la geometria della vita, l'umanizzazione del nome e anche del nome con la maiuscola Shem, Hashem, il nome, nell'ebraismo. Avviene senza la nominazione, l'umanizzazione del nome, il nome diabolico, il nome umano, il nome animale, il nome botanico, il nome minerale, il nome liquido. Tentano l'impossibile sostituzione del nome. Il creazionismo e l'evoluzionismo sono due aspetti di questa non ammissione della funzione di nome, che comporta la teologia, la credenza nel nome divino, dicibile, mentre Hashem è il nome, senza che Hashem sia nome, è nome anonimo e innominabile. C'è una vasta letteratura sulla questione, anche l'innominabile di Beckett. Quindi questa non ammissione della funzione di nome, no, che comporta vari discorsi, se non discipline, no? La teologia, il nome divino, l'antropologia, il nome umano, la zoologia, il nome animale, e non trascura la botanica, il nome botanico, e la geologia, il nome minerale, pur ammettendo nel dibattito l'ipotesi di Darwin, perché il dibattito non procede dal principio del terzo escluso, Darwin che non smette comunque di dire che la sua è un'ipotesi, ebbene, pur ammettendo l'ipotesi dell'evoluzione naturale della specie, nello stesso autore occorre rilevare che non è di solito l'impianto teologico-politico, anzi, la struttura gerarchica chiamata genealogica da Darwin risulta naturale. Creazionismo e evoluzionismo mantengono entrambi l'ipotesi teologico-politica. Teisti e ateisti condividono gli stessi valori. Entrambi hanno comprato i derivati tossici della finanza. Come i tiranni e i popoli. Sono due bande che si spartiscono litigiosamente il potere contro la parola e sulla parola, e quindi sulle galassie e non solo sulla terra, sull'aria, sull'acqua. È una pseudo alternativa quella tra teismo e ateismo, tra creazionismo e evoluzionismo, tra selezione e elezione, tra primato dell'esistenza e ultimato dell'inesistenza. Darwin, nel sistema classificatorio, come abbiamo accennato, mette in discussione solo la distinzione tra specie e varietà, e questo, se vogliamo mantenerlo anche in modo non ironico, è il suo genio, è stato il suo ingegno, la sua genialità. E si è trovato per questo, per questa distinzione tra specie e varietà, dove riscontrava che alcune specie erano varietà e soprattutto alcune varietà per lui erano specie, e si è trovato a formulare la teoria evoluzionista che sinora ha avuto maggiore successo, anche se Wallace era sulla sua stessa pista, e parzialmente questa cosa è riconosciuta. Che cosa sarebbe accaduto, ossia che cosa avrebbe inventato se avesse esplorato i margini inquieti tra generi e specie, e così tra famiglie, ordini, classi? E se prendiamo noi le acquisizioni della teoria degli insiemi,
che cosa otteniamo nel paragone tra i paradossi dell'insiemistica e la mistica della classe? L'ornitorinco? L'inclassificabile? L'inspecificabile? L'ingeneralizzabile? L'infamiliarizzabile? Lo straniante? L'unheimlich di Freud? L'oscuro oggetto del desiderio del naturalista? A Claude Lévi-Strauss, che si interrogava sul totemismo oggi, dovremmo rispondere che oltre al suo è sempre in vendita nel supermarket della World Culture il totemismo e il tabuismo di Darwin. Il mistero dei misteri, citazione da pagina 85. Certo, la tesi teologica dell'origine della specie, delle specie, è una leggenda, come l'impianto del porco, dell'uomo animale di Aristotele, che appunto già prima di Darwin appartiene a lui. Il parallelismo tra l'uomo e l'animale incatena al totem e al tabù, come del resto il parallelismo tra Dio e l'uomo, tale è anche il caso e la vicenda di Nietzsche. Si dovrebbe valutare anche quanto il nazismo e il fascismo, e non solo Hitler e Mussolini, devono all'impianto teologico-politico, difeso come teologico da Schmitt e come ateologico da Heidegger, due facce della stessa medaglia. Impianto teologico-politico che è l'altro nome dell'impianto del porco, come lo scrittore Idolo Oxfogli chiama la zooteologia politica, molto applicata del resto, come quando si è dato del cinghialone a Craxi, per esempio, che ha coniato il termine idolo leggendo le tesi sulla storia di Benjamin. Resta da valutare anche quanto l'aspetto greco della cultura europea, ben identificato da Jacob Taubes, insista negli esiti dei totalitarismi, come insista oggi nei postulati del pensiero tecno-economico-manageriale, avatar contemporaneo dell'impianto teologico-politico, apparentemente svuotato anche da Dio, come nella lettura delle implicazioni del diritto romano-canonico effettuata dallo psicanalista e storico delle istituzioni Pierre Legendre. Leggeremo anche l'autobiografia di Charles Darwin per reperire i termini del suo caso intellettuale e non solo quello di un caso di totemismo e tabuismo assurto a Vulgata per la gestione del potere da parte di due o più bande speculari rette dal principio di somiglianza e dell'obbligo alla dissomiglianza, sovrastate non da Dio, ma dall'incubo del doppio. In tal senso sarebbe anche da rileggere Borges sulla questione del doppio. Le obiezioni che vengono poste all'altro, questo altro rappresentato spessissimo è la nostra orribile immagine deformata.